Salve a tutti e bentornati alla quinta parte del Let's Play di Alone in the Dark. Bene, cominciamo subito. Abbiamo già preso ciò che ci serviva per continuare in una stanza che sarebbe questa. È, diciamo, l'anticamera della libreria. Cos'è questo quadro? Ecco, a primo sguardo è innocuo, ma anche i quadri, come si sa, in questo gioco fanno del male. Perciò, nella prima, diciamo, stanza in cui abbiamo iniziato il gioco, dentro l'armadio c'era questo antico, tappeto indiano. Con un tappeto indiano copriamo questo bellissimo quadro, che altrimenti ci avrebbe tirato dei tomahawk, se non ricordo male. Dopodiché, giù in fondo c'è un'altra sorpresina, sempre indiana. Perciò, con un arco indiano, equipaggiamo le frecce e facciamo il tiro a segno verso quel quadro che si trova laggiù in fondo. Vediamo se il primo colpo ci prende. Accipicchia, era il primo colpo. Me coglioni, come si dice qui. Sembra una medaglia al primo coglione della partita. Esattamente. Bene, adesso con le frecce e con l'arco non ci facciamo più niente. Possiamo anche prenderle e buttarle, o altrimenti potremmo utilizzare le frecce per attaccare dei mostri. Che ci faceva Toro seduto dal quadro? Ci tirava frecce. Ci tirava frecce. Infatti non l'abbiamo sconfitto con la sua stessa arma. Ah, coglione. Ah, coglione. Benissimo. Adesso andiamo a tirare. Tirare. Tirare, se così si può dire, l'arco, la freccia e l'altra freccia. E adesso il gioco ci romperà i coglioni per raccogliere. No, no e no. Bene, no. Possiamo continuare. In questa stanza dovrebbe essere una camera da letto, se non sbaglio. Sì, camera da letto. Qui possiamo trovare un libro. Potete vedere anche le texture, che è falso. Effetti. Si vede che è un po' differente dagli altri libri. Infatti lo dice anche che è un libro falso. Identificandolo potremmo vedere che è un false book. Che adesso faremo subito vedere, appena andremo nella biblioteca, cosa serve. Sì, spostando quell'orologio potremmo trovare una chiave? Sì, una chiave, che sarebbe la chiave per la biblioteca. E abbiamo dato anche un documento che non ricordo bene di cosa parlava. Lo lasciamo perché tanto è inutile. Ai fini del gioco è veramente inutile. Non c'è nemmeno niente di interessante. Dovrebbe essere. Quelli della notte in casa. Ah, era quello. Sì. Devi aiutare la notte. Non mi ricordavo. Ma che cazzo? Comunque, sì, il documento era delle creature della notte. Adesso io mi ricordavo che all'interno di questa biblioteca c'era quel documento. Ma comunque, qui dentro utilizzeremo sempre la lampada d'olio, perché non si vedono bene meglio circa. Scusatemi. E perché abbiamo sentito il rumore di un mostro? Perché qui c'è un mostro abbastanza strano e differente da tutti gli altri. Eccolo lì, si vede già qualcosa. Porca troia, ma che cazzo è? È un mostro pixeloso, fatto principalmente di pixel oscuri, naturalmente. Pixel oscuri. In questa posizione, mettendo il false book, potremo attivare la porta che ci porta, scusate il gioco di parole, in un, diciamo, una stanza segreta, dove ci troviamo un talismano che è utilissimo ai fini del gioco, mi raccomando. E anche per terra, se ci avete fatto caso, c'è un pentacolo. Stupendo Stupendo, sì, infatti. Stupendo perché? È stupendo anche ai fini del gioco, perché ci proteggerà da alcune maledizioni che abbiamo detto nel video prima, di alcuni libri. pentacolo. Ha fatto spesa Lockharby. Sì, ha fatto spesa. Ho preso vari pugnali, che alcuni sono inutili, ma uno è utilissimo. Ne ho preso solo Ne hai preso solamente uno? proprio Ah, è utile. quello utile, appunto. Infatti, su un libro di questi, adesso non ricordo quale, possiamo andare a sfogliarne qualcuno. Allora, questo è De Vermis Un nome di Misteri. programma. De Vermis Misteri. Una lettura Andiamo tranquilla. avanti. Questo era il libro. Sì, ci sono varie formule, ma questo non è il libro,
delle vere e proprie. Erano questo il libro delle formule cthuluniane? Sì, Ah, uno è questo. andiamo a vedere se ci sono le formule d'evocazione di Cthulhu. Bellissimo Era latino solo antico. quello. È solo quello? Ah, The Vermis Mysteri. Questo libro, se letto al di fuori di quel pentacolo che c'è a terra, succederà una cosa. Qui salviamo, giustamente. Succederà una cosa alquanto bizzarra, quella che vi ho detto nel video precedente, cioè di piegarci in due e cadere a terra. Così. Carino, Cosa succede a non farsi i cazzi propri? eh? Esattamente, non leggere i libri che non sono tuoi. Che cazzo, Edward? Non si fa. Edward. Allora, The Vermis Mysteri. L'abbiamo letto. Erano solo quelle due pagine? Questo. Jean-Louis George. Juan Luis Jorge. Jorge. Riflessioni sul potere delle parole. Riflessioni sul potere delle parole. Mi sembra che questa era dell'evocazione cthuluniana. No, questo è quello che Arcassus avverte di fare attenzione a cosa si legge. Obligations. Ah, era questo qui il libro che ci avverte che i libri potrebbero essere alquanto pericolosi. Infatti, Esattamente. andando avanti, potremmo leggere il perché. Che vari libri sono stati incantati nel tempo e varie stronzate simili. Adesso, tiriamo, anzi no, posiamolo a terra con Tiriamolo adagio proprio no. il De Vermis Mysteri. Invece quello sì. Tiriamo quello perché fa cagare. Adesso, Abbiamo altre due cose. abbiamo altre due cose da leggere. La daga sacrificale. Ecco, Questo questo spiega spiega il infatti. puzzle. L'omino scuro che abbiamo visto pixelloso, praticamente, è parte di un rituale. E per completarlo andrebbe ammazzato praticamente col coltello che abbiamo preso. Con quella daga Ma c'è sacrificale. un ma. No, non c'è un Non ma, c'è un anzi, ma? Ah, andremo lì adesso con la daga e gli faremo il culo. perfetto. Nel vero senso della parola, infatti, andremo lì, armeremo il nostro pugnale, questa daga, che c'è anche raffigurata lì nel disegno, e utilizzandola contro quel mostro che c'è di fuori, che apparentemente dovrebbe essere invincibile, non ho capito molto bene, non mi ricordo Può più che essere ucciso con altro. armi convenzionali. Sì, esattamente, ma con quel coltello sì, lo shotteremo. Vuol dire che proprio lo faremo secco al primo colpo. Dopodiché, Un'ultima sorpresa. Il un'ultima sorpresa. Questo era. libro di Yael. Rituali Dovrebbe eucaristici e culti proibiti. essere questo dove invoca Cthulhu. E Eccolo. infatti c'è una piccola frase dove c'erano scritti le varie divinità cthuluniane: Cthulhu e Shub-Niggurath. Cthulhu e Shub-Niggurath. Infatti le possiamo trovare più volte nei racconti No, di questo non era quello Lovecraft. pericoloso. Questo è quello che Questo. avverte appunto del potere del pentacolo. Ah, questo avverte del potere del pentacolo, Come l'abbiamo. fa un test a essere pericoloso con un pentacolo? E su. E su, e andiamo. Mi sembra infatti che la scrittura cthuluniana dovrebbe essere, se non qui da qualche parte nella biblioteca, forse è questa. No, questa qui l'abbiamo già letta, mi sono sbagliato. Un Bene. altro che troveremo più avanti. Nella biblioteca infatti troveremo altri 4 libri, se non mi sbaglio. Intanto andiamo a shottare subito il mostro. Pussa via dalla nostra biblioteca. Ammasso di pixel inutili. Benissimo. Con cautela andiamo a uccidere quel. Era più Porca inutile. troia! Ci stiamo tagliando. Ce la diamo a gambe, anche perché non ce l'aspettavamo che era nascosto lì dietro. Comunque, fatti avanti. Perso di cazzo. Se n'è andato. Peforrof. Before, citazioni di Richard Benson non mancano mai. Bene. Adesso possiamo andare a continuare la nostra ricerca in biblioteca, dove prenderemo alcuni libri veramente molto interessanti, che voi potete leggere anche se noi facciamo piccoli riassunti. Non ci avrei anche qualche porno antico millenario, no? Non credo proprio. Mannaggia. Allora. Qualche bella suora di clausura posa Playboy, no? Oh mio Dio, che sono queste parole? Non si dice. Non si dice, E nemmeno si fa. neanche il gioco si incazza. Infatti, questo era il primo avvertimento. Dopodiché c'è Cthulhu. Questo è un altro libro. Siamo a tre. Quattro. Quattro? Abbiamo tutte e quattro già. Questi lapsus. Colpa Sono del inutili gioco. anche. Colpa del gioco, colpa del gioco. Benissimo. Andiamoci a mettere nell'apposito pentacolo. Perfetto. No, non vogliamo leggerli.
Questo è Il libro pericoloso. il libro di Abdul. il libro di Abdul. È un Abdul. libro veramente pericoloso questo. Oh, queste sono le frasi che vengono recitate nella versione quella per CD. Ogni libro, infatti, verrà commentato da una voce. In questo ci sarà un cultista che ci recita queste frasi che sono terrificanti. Cthulhu Thang, come Ia, diamo? ia. Hia Hia Cthulhu Thang. Queste varie frasette da niente, da signorine. Signorine proprio. Naturalmente che se non le leggiamo qui sono cazzi. Perché ci troviamo brigati sempre in due, come penso. E non dalle risate. E non dalle risate. Infatti. Ok. L'ha raccolto per sbaglio. Buttiamo i frammenti del libro di Abdul. Andiamo a leggere. Oh, Ma questi leggiamo. sono inutili. Ah, questi Sono sono più inutili. Non sono quei cose di racconti storia. belli. Questi sono racconti storici. E comunque, vi lasciamo con l'immagine di Edward Carby che lancia gli ultimi libri, come si fa tutti i giorni nelle normalissime biblioteche. E vi lasciamo con la fine della quinta parte di Alone in the Dark. Bye bye.